Macro categoria imprese, categoria IT e tecnologia. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione and leadership automazione e robotica. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere un autentico leader nel settore dell'automazione robotica per l'industria del largo consumo, per aver fatto dell'avanguardia tecnologica lo strumento per creare qualità, crescita e competitività su scala globale per sé e per i propri partner, per la capacità di puntare su ricerca costante, innovazione e sostenibilità. Il premio va a Famecanica. E proprio nella motivazione abbiamo sentito tante parole cruciali che ci proiettano nel futuro più prossimo. Allora, io saluto Alessandro Bulfon, General Manager di Famecanica, ben trovato, buonasera, grazie per essere con noi. E Buonasera a voi. saluto anche Paola Olivieri, Business Development Manager, naturalmente di Famecanica, grazie anche a lei per essere qui. Grazie a voi, buonasera. Buonasera, allora poi andremo a evidenziare le parole a cui mi riferivo, peraltro verranno da sé e da sole proprio in questa intervista che faremo. Io partirei da Bulfon proprio per commentare questa vittoria. Allora, il premio Eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership Automazione e Robotica, che cosa significa questo riconoscimento per voi? Questa vittoria è motivo per me di grande e profondo orgoglio. Sono davvero felice che il lavoro di Famecanica sia stato raccolto dal mercato, peraltro in una delle aree che sentiamo più nostra, come quella dell'innovazione, e che la nostra azienda sia emersa in questa competizione, nonostante il confronto serrato, con altre straordinarie realtà presenti nel panorama italiano. Il mio entusiasmo è ancora più grande perché in questo anno difficile e di grande trasformazione, posso condividere questo traguardo con gli azionisti, strategicamente sinergico con il gruppo Angelini, in tutto ciò che abbiamo realizzato, ma soprattutto con tutti i miei collaboratori che non si sono fermati mai, anzi hanno lavorato al contrario con consueta passione, determinazione e a ritmi serratissimi, e per continuare appunto a prenderci cura, del futuro che è alla base dei nostri valori. Assolutamente sì. Allora, Paolo Olivieri, parliamo del vostro motto. Poi, naturalmente, se anche lei vuole commentare questa vittoria, ascoltiamo volentieri anche il suo parere. Però aggiungo anche il vostro motto, che è Non Stop Innovation. E quindi questa è una delle famose parole, no, che citavo prima, che abbiamo ascoltato nella motivazione. Che cosa significa innovazione per voi? Ma come diceva lei, appunto, abbiamo la parola nel nostro motto. Famecanica è un'azienda a forte vocazione verso l'innovazione. Sostanzialmente noi da sempre innoviamo proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri clienti e dei consumatori finali e in qualche modo per trovare soluzioni che migliorino la loro vita, ma anche un po' il nostro pianeta. Quindi l'innovazione sicuramente è focalizzata sulla tecnologia e sul prodotto, proprio come dicevamo, per conferire valore ai nostri clienti. Ma non ci dimentichiamo di altri due pilastri fondamentali: l'innovazione nei modelli di business, che mai come oggi sono sotto profonda trasformazione, ma anche l'innovazione nelle persone e nelle competenze. Quindi, diciamo, mettendo un po' tutto a convergenza, innovazione per noi significa essere profondamente attivi nell'ascolto del mercato e riuscire a mettere a frutto la nostra esperienza, le nostre competenze, le nostre capacità, proprio per immaginare, disegnare e poi mettere a terra, produrre e realizzare soluzioni e prodotti che abbiano a cuore il benessere delle persone e del pianeta. La nostra capacità di innovare in qualche modo nasce anche dalla nostra attitudine ad essere flessibili. Le nostre linee sono, diciamo, by design, fin dalla nascita, nate per ospitare appunto futuri upgrade, futuri trasformazioni e cambiamenti. Gli stessi dati che le linee producono sono ospitati su architetture modulari, che quindi ci permettono massima flessibilità sia a livello di processi che poi a livello proprio di tecnologie, consentendo cambi formato rapidi che ottimizzano ovviamente tempi e risorse nostri e dei nostri clienti. Anche l'intercambiabilità di alcuni componenti va ad incrementare proprio questo concetto di flessibilità e consente ai nostri clienti magari di riuscire a produrre anche in condizioni in cui determinati componenti non sono disponibili, per
degli esempi molto chiari li abbiamo avuti proprio in questo periodo di pandemia. Questo modus operandi in qualche modo va però al di là della linea produttiva e abbraccia per noi un approccio, un metodo di lavoro e una forma mentis, un po' come anticipava il dottor Buffon, che vuol dire proprio essere pronti ad ogni sfida, pronti ad affrontarla con focus e rapidità. E questo in qualche modo è quello che ci ha consentito anche, che ci consente di dedicare a progetti innovativi tantissime risorse anche in tempi molto brevi. Un esempio concreto lo abbiamo avuto recentemente con la realizzazione in soli 3 mesi della linea più veloce al mondo per la produzione di mascherine. Beh, insomma, essere sul pezzo sempre, questo significa innovazione. Adesso io ho tradotto molto banalmente, ma lei ce l'ha spiegato assolutamente in modo preciso. A questo punto resto ancora da lei per aggiungere un altro focus che abbiamo sempre ascoltato nella motivazione. Io amo le parole, quindi insomma mi piace metterle in evidenza così come lo state facendo voi. Accanto proprio all'innovazione, alle soluzioni digitali, c'è la sostenibilità che riveste un ruolo assolutamente cruciale nel vostro approccio al business. In questo caso come la perseguite? Beh, un po' ne ho parlato prima, la sostenibilità per noi è strettamente connessa al modo in cui facciamo innovazione ed è proprio alla base delle nostre attività. Noi cerchiamo di gestire le risorse e l'energia in maniera virtuosa, ma abbiamo in essere anche diversi progetti volti proprio a ridurre gli sprechi di processo e consumi energetici, proprio per avere costantemente a cuore la protezione dell'ambiente. Vi faccio alcuni esempi che magari concretamente spiegano cosa c'è dietro queste parole. Vi cito un progetto, il progetto All In Life, che consente proprio una diminuzione della quantità di materie prime per la realizzazione dei prodotti igienici monouso, ma allo stesso tempo riduce anche il numero di passaggi all'interno della filiera produttiva. E questo consente, va da sé, non solo la riduzione dell'energia necessaria all'intero processo produttivo, ma anche una riduzione per esempio degli imballi e quindi delle plastiche necessarie per il trasporto, oltre che ovviamente le stesse emissioni di CO2 legate al trasporto stesso. Un altro esempio è rappresentato dal fatto che nel 2020 Famecanica è stata una Zero Direct CO2 Emission Company, grazie alla piantagione di una azienda forestale in collaborazione con Tridom. Famecanica è stata quindi in grado di bilanciare le sue emissioni dirette attraverso la piantagione di questa foresta che, al di là di in qualche modo sostenere ben 10 dei 17 Sustainable Development Goals, ci ha consentito anche di rendere migliori le condizioni di vita di contadini in zone diverse del mondo, da Haiti a Guatemala, la Colombia e il Nepal, proprio perché queste persone avranno la possibilità di partecipare a dei corsi di formazione su come piantare gli alberi e poi percepiranno proprio il reddito relativo alla vendita dei frutti. Quindi questo ci porta a parlare nuovamente del tema di migliorare le condizioni del pianeta e delle persone che lo abitano. La sostenibilità per noi, come dicevamo, comunque pervade tutte le nostre attività di ricerca e sviluppo e tutti i nostri sforzi quindi tornano alla volontà di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2. Lo facciamo attraverso modi estremamente diversi. Ritorna la flessibilità, quindi la capacità dei nostri impianti di lavorare materie prime completamente diverse e questo ovviamente consente ai nostri clienti di introdurre materie prime naturali come il cotone, ma anche materiali bio-based piuttosto che materiali nati dal riciclo di polimeri senza grosse variazioni al processo produttivo, in piena linearità con l'economia circolare. Allo stesso tempo abbiamo sviluppato soluzioni che trasformano in linea le materie prime, quindi consentendo una riduzione della filiera, oltre che ovviamente tutti quelli che possono essere i costi di imballaggio e di trasporto con conseguenti emissioni di CO2. Anche il digitale ci viene in aiuto in questo senso, abbiamo infatti sviluppato un'applicazione che è l'Energy Saving Digital App, che consente proprio di monitorare e ottimizzare i consumi energetici. E potremmo andare avanti ancora, ma mi fermo. Ci tengo però a sottolineare che al di là di tutti questi temi che guardano appunto all'ambiente, stiamo facendo anche molto in estrema sinergia con il gruppo Angelini per guardare alla nostra organizzazione e ai nostri processi. Abbiamo in essere una serie di progetti, dal codice etico alla valutazione delle performance, a progetti per favorire i giovani, piuttosto che il bilancio di sostenibilità, proprio per cercare di creare un ambiente inclusivo all'interno del quale
ciascuno si senta libero di esprimere il proprio talento. Insomma, ha ragione, bisognerebbe andare avanti ore a parlare di questi temi che sono assolutamente cruciali e importanti per il momento, ma ci sarà modo, ne sono certa. Del resto lo abbiamo letto anche nella motivazione, ricerca costante, quindi insomma non si esaurisce qui la ricerca di cui lei ci parlava. A questo punto, Alessandro Bulfon, la faccio collegare a quello che diceva Paola, chiedendole su quali traguardi vi state focalizzando da questo momento in avanti, quindi guardiamo anche oltre. Sì, sicuramente noi non ci fermiamo e guardiamo oltre. E dico che Fammeccanica sta attraversando, insieme poi a tutto il gruppo Angelini, insieme agli azionisti, un periodo di profondo cambiamento che ci vede molto impegnati con obiettivi sfidanti sia sul fronte interno che su quello del mercato e del business. Sul fronte interno, grazie anche all'importante traino rappresentato dal gruppo, stiamo sviluppando un lavoro importante finalizzato alla crescita dell'organizzazione interna, all'efficientamento dei processi. Abbiamo adottato varie metodologie ormai note come Lean, Six Sigma e altre. E sul fronte esterno invece stiamo lavorando per esprimere al massimo il forte potenziale che l'azienda rappresenta. Fammeccanica è oggi un'impresa in forte sviluppo, l'ha sentito dalle parole di Paola che ha elaborato su tantissime aree, e sia in termini geografici che sia per dimensioni sia per possibilità di ingresso in nuove industrie. Il piano di sviluppo fa leva sull'ampliamento del portafoglio prodotti e soluzioni, e il consolidamento di mercati chiavi come l'Europa e le Americhe, e la copertura di nuovi mercati. Questa pandemia ha messo in evidenza il bisogno di rafforzare la propria capacità produttiva in aree quali il Medio Oriente o altri paesi emergenti. Anche la forza lavoro è in crescita, le ricerche di figura di altra professionalità con ingegneri tecnici è un freno alla cosiddetta fuga di cervelli, a cui noi teniamo tantissimo. E la nostra Innovability, che è il mix virtuoso di innovazione e sostenibilità, appunto, alla base del nostro business. Rappresenta infatti l'occasione di ampliare la nostra attività oltre la nostra industry di riferimento verso aree di mercato nuove non ancora esplorate, nonché l'asset fondamentale su cui crescere la nostra reputazione e il nostro brand. Ecco, una domanda in conclusione a bruciapelo per entrambi, che comunque funge da come dire, ulteriore spunto per guardare ai vostri progetti. Come ben sapete, i nostri Le Fonte Awards sono rivolti alle eccellenze del territorio, quindi ancora rinnovo i nostri complimenti per quello che avete fatto e per quello che farete. Se doveste essere riselezionati, sarete ancora dei nostri, visto che soprattutto Paola diceva scherzando che insomma per ore potremmo continuare a parlare di quello che state portando avanti. Allora Paola e poi naturalmente Alessandro. Direi sicuramente, nel senso che ovviamente laddove c'è la possibilità anche di confrontarsi con aziende appunto che, come diceva anche Alessandro prima, rappresentano l'eccellenza, dal nostro punto di vista c'è tutta la volontà di partecipare e di magari continuare a vincere. E certo, e noi vi monitoriamo, era per quello, vi volevo mettere un po' alla prova. Alessandro Bulfon. Beh, sicuramente non mancheremo, la vittoria poi è nel nostro DNA, quindi, ma soprattutto competere con eccellenze nazionali per noi è un motivo di orgoglio e di sfida. Ci sono tante altre categorie, oltre l'innovazione, sulle quali potremo esprimere molti dei nostri pregi, quindi senz'altro saremo lieti di partecipare e farvi compagnia. Ottimo, allora in bocca al lupo, viva il lupo naturalmente, dico e rispondo io, perché è giusto così, voi godetevi il premio. Grazie Alessandro Bulfon, General Manager, Paolo Olivieri, Business Development Manager di Fammeccanica, e complimenti naturalmente a tutto il team. Grazie a voi, buonasera. Grazie, buonasera. Grazie.